Che mattinata tranquilla, che bello! Impazziti, via oio, via! No. Via quella roba! Mi devo ioiare per forza, scusa, avete fatto un rumore! Era mattina, io ho detto che bella mattina, è diventata una mattinata del cacchio! È diventata una mattina più bella! Stai zitti, ioio, ti ioio, quanto ti ioio, come ti ioio, dove ti ioio soprattutto! No. Vabbè, guarda che c'hai un ladro in casa, Stefano. Secondo me, guardavo. Allora ti ioio, io non vorrei essere ripetitivo, però voi me lo chiedete, non mi comprerai con due pezzi di sushi avariato che tieni in tasca da, a me da sì, maggio però. Che schifo. Vabbè, che comunque schifo. Abbiamo una roba importante da fare. Già che ci siete, mi aiutate. Dobbiamo andare nella città vicina, perché il nostro cinema ha bisogno di film moderni, altrimenti nessuno viene a vedere. Cioè, c'abbiamo Men in Black, che è uscito 20 anni fa o più. C'abbiamo Il ritorno dello Jedi. Neanche sanno più che cos'è uno Jedi oggigiorno. Cos'è uno Jedi? Tu lo sai? Non lo so. Non l'ho visto. Non ho visto neanche. Non lo sa nessuno. È una cosa pazzesca. Cioè, proprio andata indietro negli anni ormai. Quindi abbiamo bisogno di qualcosa di moderno. Stefano non può guidare, Anna, perché sai benissimo. Ok, aspetta, che... ci penso io. Purché vieni, sali su. La patente del coma. Alex, dove è finito? Credo che tu l'abbia buttato sotto. Dai, non ci credo. Perché vai a finire sempre lo sotto? Lo sai che i gatti si ficcano sempre sotto le macchine? No, sai dove è andato? È andato nel motore. Dentro il motore. Guarda che schifo. Mo lo investo. Guarda, lo investo. Allora, te lo do io. Ti schiaccio, Andiamo. Allora, dovete seguire me. Dobbiamo andare a Catorgio. Stefano e Anna. Stefano. Un attimo, mi è finita la benzina. Tu ti sei a posto. Ma io. Ma non è. Sto a posto di benzina. Ma non era vero. Riempita. L'ho messa io andiamo. Ma io non li sopporto più. Guarda che gente di cacca. Io adesso guarda non se ne può più. Cioè basta, vado a vivere in un'altra città. Mi isolo. No. Faccio l'eremito. Basta. Lion. Cosa c'è? Questo veicolo è lento. Vabbè, sapete cosa andate vi dico? A piedi. Bravo, non me ne frega nulla. Andate a piedi. Bene. Poi non è così lento, dai, non è così lento, ce la facciamo. E tu non goderti il viaggio, ok? Perché, perché è un viaggio di lavoro, stiamo andando a comprare. Ma ci allora, puoi di nuovo. Scusate, ma di nuovo qui a fare. Che schifo, Cicco. Che schifo. Cioè, che ma schifo. Ma si sente l'odore, che schifo. Cioè, ma ha preso la foresta per il suo bagno pubblico. Guarda che non va bene. Forse lo è davvero. È una cosa orribile. Cioè, lì sarà tutto terreno contaminato. Dovranno mettere tipo un avviso per dire alle persone di non andarci a portare i figli a giocare, perché sarebbe la fine. Per voi ci... Ecco perché anni, nella sua parte di appartamento non c'è il bagno. Ah, perché non ne ha bisogno. Ma siamo impazziti. Chi cacchio, ma ci hanno fatto un attentato a noi. C'è andata a fuoco la macchina. Ma chi è stato? Così all'improvviso? Questo è stato Alex. È lui che dà fuoco. No, ve lo giuro. No. Questo è stato quel zozzo del signor Ender. Ve lo dico ancora. Io ancora. Certo. Aspettiamo Anna Ananas e il bimbo povero là, che ormai arriviamo. È grande, ma pur sempre povero. Oh, vi muovete. Ma cosa? Ho capito. Ma faccio prima a spingerla sta roba. Ma porca Giorgio, non ti voglio sposare. Sali a bordo. Porca miseria. Vabbè, cos'è successo? Vado io con Anna. Ma dai, ma io vi ammazzo a tutti. Cioè non... No, vai a piedi, vai. Così impari. Chi scende va a piedi. A me non me ne frega proprio. Guarda, mi prego. Dovete proprio andare a quel paese, perché io mi sono... Cioè, proprio le tasche piene di avere a che fare con gente come voi. Ci siamo arrivati. No, comunque basta. Cioè, devo cambiare amici. Basta. Da oggi in poi non ci conosciamo più. Trovo delle nuove persone. Li chiamerò con i vostri nomi. Chiamerò uno che si chiama magari Maurizio. Lo chiamerò Maurizio Catorgio. Poi ci sarà uno che si chiama non lo so, Francesco Povero. Poi ci sarà Monicacchio, che sarà strecato. Ma questo sta scappando con la macchina. Scendi perché ti ioio. Quanto è vero, eh? No. Sarà me. E al posto tuo non ci metto nessuno. Perché di te non sentirò la mancanza. Non è vero. Concentrazione, siamo qui per un motivo. Ok. Che mi sono anche dimenticato, perché il viaggio è stato lungo. Siamo dobbiamo qui. Dobbiamo andare a comprare nuovi film. Brava, mi hanno detto che c'è un negozio molto moderno, new age, capito? Molto all'avanguardia. New age. E abita vicino alla fidanzata di Giorgio. Quindi occhio a non andare, ok? Vieni con noi perché ti tengo. Qualcuno controlli che Giorgio non vada. Guarda che bello. È molto moderno. Prima di tutto, chi è stato?
Non lo so, Alex, qualcuno mi ha tirato uno schiaffone. No, ti prego. Allora, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, qui, non ti faccio niente. Vabbè, vieni no, 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 ti allora, prego, poi va di nuovo all'ospedale, silenzio, ti arrivano le silenzio! Tasse. Allora, se tu fai un'altra volta qualsiasi cosa, qualsiasi, un pugno, un accendino, un che ti metti a correre a saltellare, che tocchi qualcosa nel negozio, qualsiasi cosa, ti giuro, ti stacco la coda e ci faccio una collana, ok? Levati! E non toccare gli amici, perché puzzi, ok? Cioè, ma poverino! È vero, non si lava mai. Oh, con la scusa che i gatti hanno paura dell'acqua. Dal 1900 schifo. Che non si lava. Che schifo. Va bene, allora, però non è che devi stare zitto e allontanare. Okay, okay, ti voglio bene va. Comunque. Grazie. Meno, ma un po'. Vabbè. Andiamo, allora, film... Cosa t'ho detto? Non lo fate niente! No, vabbè, lo yo-yo, io lo yo-yo, io lo yo-yo. Ti metti davanti, cosa devo fare? No, via! Guarda, ti yo-yo, vabbè. Io spero che abbia capito, ma secondo me non ha capito un cacchio. Perché questo è scemo fino al midollo. Ma poverino, lo sai che ogni tanto i gatti hanno bisogno di affetto. Fagli due carezze e basta. Dai, non gliele faccio io due carezze, porca miseria. Gliele faccio 4 o 5 di carezze. Vabbè, allora. Dicevamo, negozio di film moderni. Ma Giorgio dov'è? Non è che è andato dalla tipa? Sono qui, non scappo però. Sarà meglio, guarda quello, guarda che scassa la recinzione degli altri. Poi la rimonto. Allora, film moderni, vedo che esposto hanno Il Re Leone, quello nuovo. Poi hanno il film di Angry Birds 2. Poi hanno, It. Bello. It 2, bello. It 2 fa molta paura, secondo me. Cioè, c'è qualcosa per tutti i gusti, capito? Perché c'è qualcosa per i nostalgici, c'è qualcosa per i più piccoli e c'è qualcosa anche per i più coraggiosi. It 2, cioè, una roba. Che belli palloncini. Sì. Vabbè, venite con me, va, entriamo. Buongiorno. Che bella ragazza. Buongiorno. Allora, ascolti, noi siamo venuti qui per fare dei grandi compere, perché noi siamo persone importanti, so che non sembra perché alcuni di noi sono un po' disadattati, tipo quello lì là dietro. No, Nuggets! Stavo andando a vedere la retro bottega! Anche Anna! Allora, anche Anna. Adattatevi! Oh, comunque, quindi volevamo dire che vorremmo comprare tutto, perché noi abbiamo soldi in abbondanza, quindi vorremmo comprare It 2. Li prendo io? Sì, anche Lion King, che modestamente sono io protagonista, no, del Lion King. Mamma mia, non sì, mi risulta. Ma va bene. No, come no? Te lo dico io. Cioè, mi alzano lì nella rupe. Fanno. Zidegna! Scarabinci in bara! Scatapum! Egna! Cioè, sei il protagonista. Benissimo, sì, proprio bravo. Sì, mamma mia, fatemi uscire da sto negozio. Se volete, vi faccio anche l'autografo dopo. Comunque, no. Stai zitto, Rafiki. Comunque, Rafiki Catorgio. Vorremmo comprare questi films. Allora, io pago, tanto non so, offerta lì. No, ho fatto bene, cioè stava camminando sul bancone. Ma da dove, cioè, da dove cacchio è venuto? Ma sai che lo fanno i gatti, salgono sui tavoli. Non lo devono fare. Perché io sono bravo. Infatti ci sono gatti più educati. Forse altri. Sei castrato. Vabbè, signorina, pago 300, no? Cioè, 300 va bene, per tre film, 300. Ma mi sembra... Mi sembra un po' tanto, però... Vabbè, sono film nuovi. Sono nuovi, hai ragione, sono nuovi. Guarda, tenga pure il resto che io sono ricco, non me ne frega niente. Arrivederci. Hai preso i danari? Cioè, i soldi, Anna? I film, certo. Sì. Sì, i film. Mi sa che ti è dispiaciuto pagare quei 300. No, volevo fare lo spaccone. No! Povero, scusa. Povero il ladro, fuori tutti, vai. Via. Ma poi, scusate, mi spiegate una cosa. Cosa? Fermi tutti uno a fianco all'altro. Sì. Ok. Perché Giorgio ha la testa più piccola degli altri? Tutte le botte che gli hai dato, è andato in ospedale 4 volte negli ultimi 2 settimane. Ti sei ristretta la testa. Sì, ciao. Guarda che grave come cosa, cioè mi sembra il genere di roba che devi andare dal dottore in fretta. Mi sa che ci andrà presto. Vabbè. Sì. Cioè, infatti mi sembrava più scemo del solito ultimamente. ho capito. Praticamente si deve essere fatto lo shampoo con l'ammorbidente
e gli ha ristretto la testa. Ah, ristretto, col cappello addosso. Col cappello addosso, sempre. Ma il cappello che gli stringe troppo. Dovresti comprarne uno nuovo. Porca miseria, Giorgio. Con la crescita bisogna comprare anche. Guarda, che probabilmente ti sia infragilito anche il collo, di questo passo. Ah, mi sa, adesso non posso più tenere le cuffie. Non puoi tenere più le cuffie e il cappello, perché ti si spezza il collo. Cioè, tipo, secondo me devi fare che le tieni per 5 minuti, poi le togli. Perché è pericoloso. E chissà che fine ha fatto il cervello. Sì, vabbè. Vabbè, quello era piccolo, già da prima. Da dove ha parlato? Alex. Probabilmente c'ha, dall'ospedale hanno una connessione satellitare su di noi, capito? Sì. Perché così. Allora, scemo, vuoi tornare o no? Alex. Ma io sto in ospedale e sto comodo. Te lo do io. Allora, io a te inizio a non sopportarti più. Quindi, se vuoi, torni. Se non torni, ti tolgo, ti cancello dalla. Eccolo. Pirupiu. Pirupiu, te lo do io, Pirupiu. Vabbè, tu comunque fai qualcosa per quella cosa. Ah, lì. Sì, non è che. Cosa stai facendo? Si cambia, lì si cambia il cappello. Mi sto cambiando la testa. Benissimo. Vabbè. L'importante allora, è che al contrario, non hai, lo risolto, so. Hai risolto, Sì, ho vabbè. Risolto, Meno male. Basta! Oh, Dio, Ioanna, per favore. Ricomponiti. Allora, stavamo dicendo, abbiamo comprato i film, adesso torniamo al cinema e li mettiamo a posto, no? Beh, allora, io veramente, siccome questi film li abbiamo comprati e sono qua, io devo andare un attimo a casa. Dai! Ciao, ci vediamo dopo. Che pizza però, Cioè, questi amici che lasciano gli amici per andare dalla ragazza sono un po' una zozzeria, secondo me. Io non lo farei mai. Faresti bene, anche perché ragazza con te non è che ce ne stanno tante, però... Vado a cercarla! Ma qualcuno ha fatto una bella respirata nel microfono e io penso di capire chi è nel dispositivo di telecomunicazione. Giuro. Dammi un motivo per cui non dovrei yo-yoarti finché non respiri più. Vieni, dai, vieni, andiamo. Ti perdono. Andiamo a vedere che sta facendo Giorgio, perché io sono curioso. Ma saranno fatti suoi. Scusa. Ma non si spiano certe cose. Io voglio spiare. Ma Stre dove è andato? Stre? Scusa, l'hai minacciato. Ma non ti faccio. Stre? Oh, chi è stato? L'ho fatto. Chi è? Io no, giuro. Oh, vi ammazzo a tutti, No, non guardare me. Chi cacchio è stato? Chi è stato? Io no. Raga, vi siamo massacro, solo noi quattro, scusami. Guarda che vi tolgo la possibilità di respirare. Allora, andiamo per esclusione. Sicuramente non è stata Anna, io no. Stefano? No, io respiro molto diversamente, Respira. Non si è sentito niente, bravo. Vedi? Tu, gatto del cacchio, respira. Hai respirato? Sì. Bene, non sei stato. Stre! Stre! Dove andai? Guarda, è scappato, è già scappato, lo sapevo. Ti tolgo la vita, ti giuro. No. No, te lo do io, te lo do. Quando torna, gli tolgo la vita. Perché non si può mica fare così, sai. Ma Giorgio, io voglio spiare. Giorgio? Ma no, fate finta di niente! Che belle qua. Begonie queste. Molto begonianti. Non tocca. Dove sono andati? Ma no, sono ancora. Sono un po' stronzo. Cosa state facendo qua? Stiamo coltivando il giardino. Coltivando tu invece? Le begonie. Dimmi tu. Noi niente, andiamo a fare una passeggiata. Boh, tipo tre quarti d'ora in casa siete stati, sai. Normale, no? Certo. Vabbè, andate. Ciao. Ma non è che eri tu che respiravi nel dispositivo prima? No, io sono morto, non posso respirare. Mi sembrerà ragionevole. Viene il come sospetto. Cammina? Vabbè, io vado a spiare, venite anche voi. Dove cacchio siete andati? Vengo siamo anch'io qua. Vi nascondete! Vabbè, ma siamo dietro di te, ma che problemi hai oggi? Guarda che oggi ancora ho yo-yoato poco. Dov'è? Silenzio! Non lo vedo più. Sono sul mare, Sono sul mare lì in spia, sono andati a prendere il solacchione. Nelle frasche! Ma frasche. Che cacchio sta dicendo questo? È psicopatico. Bisogna nascondersi, mi sto nascondendo. Guarda, Giorgio si è disteso per prendere il sol leone. Guarda com'è bravo. Guarda, gli piace. Oh, lei ha chiesto chi era quella. Leggo. Aspetta, mi avvicino per ascoltare. Sono vicino. Ma guarda che non era nessuno, te lo prometto. Io non ho fatto niente. Buongiorno. Non ho fatto niente, te lo prometto. Era solo un'amica. Mamma mia, una rissa. Lo so. Intromettiamoci. No. No.
No! Ma scusate, cosa c'è? Certo che Giorgio era proprio buona quella tipa dell'altro giorno. Ma cosa dici? Oh, no! Era proprio bella. Basta. Proprio con non bella. Era nessuno, lascia stare, sono scemi, sono stato lui, quello lì seduto il primo da questo lato. Ah, sì. Intanto era proprio bella, Sei bravo, Gio. Ti sei scelto. Picchia perché Comodo che crede più a voi che a lui. Vero. Ma se allora, tu e io a casa facciamo due chiacchiere, anzi, quattro chiacchiere, ok? Ma proprio chiacchiere pesanti. Oh, Anna, sei in mezzo alle scatole. Ma poi no, non è vero. Intanto avevo deciso. Che nell'America. Leggo. Oh, so leggere le loro parole, sai? Guarda, te che sto ignorante. Vabbè, Giorgio, non ti preoccupare, il mare è pieno di pesci. Ah, sì, è pieno di pesci. Guarda che hai poco da fare, perché tu intanto, mio piccolo zozzo, lei già sapeva che tu avevi fatto lo zozzo. Ma io non ho fatto lo zozzo, non è vero. Hai fatto. Che cazzo? Scusa un po', ma tu come fai a sapere che lui aveva fatto lo zozzo, No! Scusa, dicevi, ero impegnato. Come hai fatto a sapere che lui faceva lo zozzo, No, non lo so, l'ha detto lei. Eri con lui a fare lo zozzo. Ma non ero con lui. Ho sentito la signorina che lo diceva. Come? Ma allora tu che ne sai? No, scusa, aspetta, ma Alex è spuntato da sottoterra. Cosa sei, uno zombie ora? No, io c'ho una tipo tram sottoterra. Tram sottoterra. Sì, per la metro. Collegarmi. esatto. Io penso che tu ci abbia, ma però cazzo dice. Questo lo devo tagliare, per purtroppo. Anzi, ricordiamoselo. Dai, del futuro, taglia la parte. Stai zitto tu. Devi imparare a comportarti. Guarda che la soluzione finale è solo una, Comunque, arrivederci, signorina. Quel topo, guardi, non lo consideri più perché. Smetti. Allora. Ma come smetti? Allora, io cosa... non ho fatto niente. No. Allora, lei cosa stava dicendo? Lei prima era arrabbiata perché mi ha visto con una mia amica. E tu sei andato lì a dirgli: eh sì, ma tanto era già arrabbiata, però. Era ma già cosa arrabbiata. Vuol dire? Cosa era vuol già... dire? E tu non te la stavi gestendo per niente bene, perché mi sembra che non ti credeva manco per i cazzi. Tu hai migliorato la situazione invece. Io non avrò migliorato la situazione, però. Scopa! Guarda. Guarda. Burraco! E cosa state giocando? Ruba mazzo! Va bene. Ma Giorgio se n'è andato. Mi sa. Ma come se n'è andato? Che gli hai fatto? Che gli hai detto? Ma niente, ma secondo me lui non allora, ha capito. Allora tu devi imparare a farti i fatti tuoi. Allora qua di gente che deve imparare delle cose ce n'è tanta. Per esempio Alex ha deciso di essere, non lo so, la prima donna. Perché guarda, si mette sempre lì a fare. La smetti. Oh, sta prendendo il sole, dai però. Ma sotto l'ombrellone prendi il sole. Ma poi guarda che al posto del sole prendi una fracca di pugni in faccia se non la smetti. Oh, andiamo. Dobbiamo tornare a casa perché abbiamo comprato i film e dobbiamo esporli al cinema. Altrimenti non guadagniamo un soldino bucato. Oh, e vabbè, avete capito? Oh, lo so. Hai capito. Oh, e se ne è meglio. E guarda, è una disciplina, ma bisogna istigarvela. Altrimenti qua non si guadagna mai. E noi dobbiamo guadagnare. Siamo un'impresa di costruzioni. Qua non si guadagna un cacchio, non si costruisce più un cacchio, Ma torniamo in macchina? Stiamo andando a prendere la macchina. Guarda che io sono disposto a uccidere perché non mi sta bene che voi salite sul furgone e io rimango a piedi. Vi ammazzo. Bravo. Non mi picchiare, basta. Io l'ho detto. Ma Strea rimane è ancora lì. No, io vado con Anna. Alex rimane a piedi. Andiamo. È salito con me. Come? Ma quanti posti ha quel ci credo 4. Che non cammina. Vi siete seduti praticamente anche sul tettuccio. Vabbè. Speriamo che Giorgio non sia arrabbiato. Gli faccio una telefonata. Che dite? Dai, gli faccio non una telefonata. Non si fa arrabbiato mentre guida. Ma allora mi fermo, hai ragione, mi fermo. Giorgio? Pronto, cosa vuoi? Sei stizzito? Guarda, un pochettino, Vabbè, comunque stiamo tornando, mi raccomando. Va bene, sì. Ti aspetti. Non si usa il telefono alla guida. Sono fermo! No, vabbè. Vabbè. Ha costato! Ma porca miseria. Oh, ma guarda, ma poi Il vestito! Ma infatti, ma porca miseria, ma guarda. No. Dimmi anche che non si vestono le persone. Dimmelo che non si vestono. Vabbè, allora io vi aspetto a casa. Vabbè. Vediamo chi arriva prima. Va bene, allora io se ti vedo a casa prima di noi ti ioio. Vabbè, così impari. Qualcuno mi ha dato un pugno. Attento. Comunque, io ho sentito. Non lo so. Non lo so. Mi sono rotta completamente. Mi sono dovuta mutare. Mi stavo strozzando. Non lo so. Non lo so. Mi prego, non mi fate ridere. Se non lo non lo so. Vabbè, basta, fermiamo. Basta.
Allora, Giorgino. Giorgino. Cosa vuoi ancora? Topolino. Ah, no, Topolino. Squittino. Ti posso mandare in un posto? Ti posso consigliare un posto dove andare? Ti ho portato un formaggino. Ti ho consigliato anche ad Alex. Sì, 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 anche lui. Ah, va, da dove sei uscito tu dal bagno di Alex? Che schifo. Nel garage. Eh sì, nel garage. Giorgissimo, dove cosa vuoi? Io sei? Sto arrivando. E come fai a parlarmi? Non mi stai chiamando? No. E io pensavo che mi eccomi. Ma dove? Siete collegati praticamente. Ma come sei arrivato? Io il tram di Alex. Ho usato il tram di Alex. Vabbè. Quindi ce l'hai un po' con me, no? Ah, un pochettino. Ma dai, ma si risolve tutto. Fatti il 5. Però metti via quella spazio. Dai, allora non fa niente. Ma oggi proprio. Oggi è strana la situazione. Comunque vedrei che ne trovi un'altra, Topetto. Non ti preoccupare. Ma fino ad ora parlo con te tramite gli altri, ok? Dai, no, che pizza.